Grazie a tutti, buongiorno. 9:33, siamo all'ultimo Matteo risponde, fortunatamente per voi, prima del referendum. Penso però che sia importantissimo avere l'occasione di discutere insieme, di dialogare, di ragionare delle questioni legate al referendum. Tra 48 ore. I seggi saranno aperti e i seggi permetteranno agli italiani, a 50 milioni di italiani, di votare sì o no a un referendum che è per me fondamentale, non per il governo, non per un partito, ma per il nostro paese. Siamo davvero a un bivio. Questo voto è cruciale. Oggi di nuovo articoli sulla stampa di tutto il mondo ci guarda perché tutti sono consapevoli che questo referendum può cambiare il ruolo dell'Italia a livello internazionale. Io ne sono molto convinto, penso che sarà particolarmente interessante che ci sia una bella partecipazione, una grande affluenza di persone che diranno sì o no alle riforme costituzionali che abbiamo proposto, alla diminuzione del numero dei parlamentari, al superamento del CNEL, al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione dei costi e al titolo quinto. Io su questi temi vorrei Di questi temi vorrei parlare in questo ultimo momento di Matteo risponde, chiedendo a tutti voi di condividere quanto più possibile la connessione Facebook in modo tale da andare a raggiungere più persone possibile, perché ragazzi, noi addetti ai lavori abbiamo deciso da tempo che cosa votare, ma c'è un sacco di gente che sta decidendo in queste ore, che non ha avuto tutto il tempo che abbiamo dedicato noi, a torto o a ragione, per discutere del merito, ma che ora sta entrando nella discussione, ora vuole decidere, ora vuole capire cosa fare. E quindi, senza ansia da persuasione, senza atteggiamento da missionari, bisogna andare però a discutere nel merito e anche e soprattutto a smontare le bufale. Io di questo vorrei parlare con voi, quindi ringrazio tutti gli amici che vorranno condividere la diretta Facebook e andiamo a vedere. Daniela Verdicchio dice: da tempo non si vedeva, Presidente, è vero, era da molto tempo che non ci vedevamo sul Matteo risponde. Davide Suma: che cambiamenti ci saranno in futuro dopo il referendum? Mentre poi abbiamo molti che dicono io voterò sì e anche qualcuno che dice basta un no e che voterà no. Davide Suma: che cambiamenti ci saranno in futuro dopo il referendum? Allora, possiamo mettere la scheda così che entriamo una volta per tutte a discutere di che cosa veramente stiamo parlando quando si parla di referendum costituzionale, per dire a Davide Suma qual è l'oggetto del referendum. Poi dirò anche alcune cose che secondo me cambieranno. Ci abbiamo la scheda, l'avete messa? Perfetto. Io non la vedo, ma sarà un mio problema probabilmente. Sta arrivando con un po' di ritardo. Perfetto. La scheda pone cinque argomenti: il superamento del bicameralismo paritario, ping pong, Camera-Senato, doppia fiducia, doppio modo di fare le leggi. Questa cosa ce l'abbiamo soltanto noi, come italiani, e secondo me è un errore. Secondo noi è un errore, erano tutti d'accordo prima. Il fatto di poter ridurre questo meccanismo da doppio costante passaggio tra Camera e Senato a una sola Camera che dà la fiducia, una sola Camera che vota le leggi principali, è la prima grande novità. Le altre sono la riduzione dei costi. È molto importante che ci sia chiarezza, sono 500 milioni di euro e nel corso della giornata mi piacerebbe che potessimo rimettere il video in cui illustriamo voce per voce dove sono questi costi. È in una trasmissione che abbiamo fatto con Del Debbio. E poi c'è il CNEL con il superamento di questo ente sostanzialmente inutile, 1 miliardo di euro in 70 anni e i poteri tra Stato e Regioni. Per me dunque è molto, 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 molto importante che ci sia chiaro, che ci sia consapevolezza sugli argomenti di merito del referendum. Ma per rispondere al nostro amico, ricordiamo anche che se vince il sì l'Italia è più forte. Se vince il sì lunedì l'Italia è leader in Europa. Se vince il sì, possiamo finalmente dire noi come la pensiamo sulle grandi questioni. Perché? Perché l'immigrazione, la crescita, le grandi questioni europee
l'Italia in questi anni veniva da una fase di crisi, crisi pesante, vi ricordate? Non faremo la fine della Grecia. Adesso finalmente siamo entrati nel futuro, adesso finalmente l'Italia non è più in crisi. Ieri i dati dell'Istat hanno dimostrato che siamo a più 1% di crescita, eravamo a meno 2,3% ai tempi del governo Monti. E allora, a fronte di questo, a mio giudizio, è fondamentale che l'Italia possa portare le proprie idee. Quindi, se vince il sì, da lunedì l'Italia sarà molto, molto più forte in Europa e potremo cercare di cambiare la politica sull'immigrazione, sulla crescita e sull'innovazione. Siamo già a oltre 1.000 commenti, non riesco a. Ilaria Baldin che dice: ma nel caso in cui vincesse il sì, gli attuali senatori che fine faranno? Gli ho già risposto, Ilaria, già risposto ieri, non rifate le stesse domande. Gli attuali senatori faranno altro nella vita, o meglio, magari qualcuno farà il deputato, qualcun altro, qualche deputato uscente non lo farà più, perché ci sono senatori bravissimi tra gli attuali senatori e ci sono anche senatori improponibili, basta fare una giratina su Twitter per leggere di alcuni senatori, ma anche di alcuni deputati, che sono semplicemente incredibili. Bene, da 950 posti si passerà a 630. Se prima c'erano tre poltrone, da lunedì ce ne saranno due. Non è meno democrazia questo. Secondo me è una democrazia più efficiente, più semplice. Si riducono un po' gli sprechi della politica. Tutto qui. Uria Vincenti. Matteo, l'Italia non è pronta ai cambiamenti. È immobile, purtroppo. Oh, una bella ventata d'ottimismo ci voleva stamattina per affrontare le ultime 48 ore. Uria, no, non la penso come te. Andiamo a lavorare, fai casa per casa, porta a porta, scegli chi chiamare. Non è vero che l'Italia è ferma, io ci credo fortissimamente. Non credo che l'Italia voglia scegliere l'immobilismo, non credo che l'Italia voglia bloccare e stare nelle paludi. Ma ce lo ricordiamo come stavamo quando eravamo sempre in crisi? E vogliamo tornare lì? Dai, Uria, non sono d'accordo, vai a lavorare negli ultimi giorni che saranno decisivi. Daniele Bagnolini, tutti sono curiosi di sapere cosa succederà il lunedì, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. Daniele, io sono curioso di capire se vince il sì, nel senso che siccome mai come in questo passaggio elettorale, referendario, vi è stato un così alto numero di indecisi, io credo che si giocherà davvero nelle prossime 48 ore. Gian Sandro Mastrantoni che vota no. Dai, dai, raccontaci di quando sei passato dalle urne per fare il presidente del Consiglio. Quella fa ridere un sacco. Caro Gian Sandro Mastrantoni, mio caro Gian Sandro, in Italia la Costituzione non permette di passare dalle urne per fare il presidente del Consiglio. Quello è il presidenzialismo, se vuole il semipresidenzialismo, ci sono anche forme di premierato diretto. In Italia funziona che è il Parlamento a dare la fiducia. E sia che vinca il sì, sia che vinca il no, sta cosa non cambia. Quindi mi fa piacere che questa cosa la faccia ridere, che lei la consideri una barzelletta, ma è soltanto la nostra Costituzione. E quindi su 63 governi sappia che nessuno è passato dalle urne. Luca Baiardi, come potrebbero essere favorite le periferie della città grazie a questa riforma? No, questa riforma non tocca di per sé la definizione di periferie. Uno potrebbe dire che il fatto che i territori siano rappresentati a Roma dia più forza, è vero. Ma se devo essere sincero fino in fondo, il modo vero per aiutare queste periferie non è fare le riforme costituzionali, che sono importanti peraltro, ma è quello di mettere i soldi sul bando periferie come abbiamo fatto con 2,1 miliardi di euro. Altra cosa che è stata fatta, sono molto felice di questo. Una riforma che tutti volevano e hanno approvato a larga maggioranza e ora hanno cambiato idea. L'ho capito, che ci possiamo fare? Paola Di Sotto, cosa c'entrano le periferie con la riforma? Paola, le ho appena risposto, nulla. Era una domanda, stavo prendendo una domanda. Paolo Petraria, Presidente, una volta per tutte, perché il Senato non è stato abolito? Perché, lo abbiamo detto più volte, non c'erano i numeri da un lato. Ma dall'altro,
Vorrei far vedere se ce le abbiamo, le slide, delle 28 paesi dell'Unione Europea. I 15 paesi. Ce l'avete le slide? Mi fanno un verso, quindi non ce l'abbiamo, la metteremo più tardi. I 15 paesi che hanno il sistema monocamerale, cioè soltanto una camera, sono quasi tutti più piccoli. Portogallo, Malta, Grecia, Bulgaria. I paesi più grandi hanno tutti un doppio sistema, un bicameralismo. Questo bicameralismo però solo in Italia è identico, uguale, spiccicato con due doppioni. Solo noi. E allora noi vogliamo semplicemente renderlo un po' più semplice. E questo sistema lo rende più semplice. Poi può piacere o meno, ma lo rende più semplice oggettivamente. Non c'è alcuna discussione. È un sistema che tutti riconoscono. Renderà più semplice il funzionamento delle istituzioni, più veloce. Intanto ringrazio tutti quelli che stanno via via condividendo la nostra connessione. Siamo a oltre 2000 commenti. La riforma del terzo settore sarebbe stata meno complicata da presentare e realizzare se ci fossero le novità che volevate apportare in caso di vittoria del sì. Sì, perché c'era soltanto una Camera in cui passare anziché le modifiche del Senato. Comunque, la riforma del terzo settore l'abbiamo fatta, ora si tratta di fare i decreti. Presidente, come mai viene Reggio Calabria e non a Catanzaro? Francesco Vallone. Ragazzi, verrò anche a Catanzaro, promesso. Effettivamente Catanzaro è il comune capoluogo, siamo andati a Reggio e non a Catanzaro, cioè andremo a Reggio questa mattina e non a Catanzaro, ma va bene. Prometto di tornare. Manuel Cerofolini, quale sarà il risparmio? Il Movimento 5 Stelle dice 80, dice solo 50 milioni di euro. Allora, tanto se mi portate un goccio d'acqua, almeno evito di chiacchierare un'ora a bocca asciutta. Chiariamo una volta per tutte la questione dei risparmi. L'abbiamo messo su Twitter il video della mia chiacchierata con Del Debbio, in cui vado punto a spiegare come funziona. 50 milioni sono solo le indennità dei senatori. A questo vanno aggiunti gli staff, le segreterie, le commissioni, i questori del Senato, i fondi dei gruppi del Senato, i fondi dei gruppi del Consiglio regionale, le indennità dei consiglieri regionali, il CNEL, le province. Il totale pacchetto fa 500 milioni di euro. Paolo Di Giacomo Antonio, in molti credono che si toglierà il potere ai comuni, è vero? Questa non l'avevo mai sentita dire. Questa proprio non la capisco e non mi torna. Perché no, non è vero, non toglieremo alcun potere ai comuni, anzi, con la possibilità dei territori di essere rappresentati in Senato avranno più rappresentatività. Mirko Sorgente, lei è un duce. Mirko, vedo che siamo proprio nel merito della riforma, vedo che lei ha proprio tanto desiderio di entrare nel merito della discussione. La ringrazio molto. Quelli di Casa Pound non sono d'accordo con lei, visto i manifesti che hanno fatto contro di me. Andiamo avanti, condividete il più possibile, se vi va, è l'ultimo Matteo risponde prima del referendum. A me non sembrano pochi 500 milioni di euro, Matteo Piperata, nemmeno a me. Ma lo statuto delle regioni speciali, Moreno Losito, se vincesse il sì, come verrebbe rimodulato in base alle nuove competenze Stato-Regione? Le questioni dello statuto delle regioni a statuto speciale non sono toccate da questa riforma. Ok? A qualcuno piace, a qualcuno no. Però è un argomento che non è in questa riforma, punto. Cioè, chi vota sì o no sulla base delle regioni a statuto speciale sappia che sta sbagliando argomento perché non c'è, cioè, stiamo parlando di altro. Ci spiega che cosa è successo a Taranto, Aldo Fabbrini? Beh, l'abbiamo spiegato in uno degli ultimi Matteo risponde, nel penultimo a dire il vero. Il governo nazionale ha messo 1 miliardo e 300 milioni per Taranto in passato, la giunta di Michi Vendola ha messo 330 milioni, la giunta di Michele Emiliano ha messo 7 milioni di euro e la transazione che è stata chiusa e che sarà siglata nelle prossime ore tra i Riva e l'Ilva porterà a dare più di 1 miliardo per il risanamento ambientale. Quindi andiamo avanti su questo. Andrea Tenuta, ma la clausola di supremazia verrà utilizzata per deturpare i servizi come l'acqua? Questa, ragazzi, è proprio. La ringrazio Andrea, ti ringrazio Andrea per questa domanda perché lo stanno dicendo in tanti dicono: ah, l'acqua non ci sarà più l'acqua pubblica. Ragazzi, ma di che parliamo? Ma di che parliamo?
Non c'entra niente. Tra l'altro, la clausola di supremazia già c'è adesso, perché la Corte Costituzionale l'ha già statuita con una propria sentenza. Vabbè, lasciamo per un attimo Facebook, dove invitiamo a continuare a condividere, cioè continuiamo a stare in diretta su Facebook. Ma prendiamo anche qualche domanda del Matteo Risponde su Twitter, se no quelli di Twitter si arrabbiano dicendo che non li becco mai su Twitter. Vediamo quali sono le domande che stanno arrivando su Twitter. Vabbè, questi stavo dicendo di sì. Allora, Rodolfo Bellini, in Germania e in Francia la Camera delle Autonomie è votata dai governi locali, vero? Ha ragione Rodolfo Bellini. In Germania e in Francia, in Germania ci sono le regioni, non si chiamano regioni, ma per intendersi. In Francia invece c'è un sistema in cui i consiglieri comunali votano in modo indiretto, ciascuno ha il proprio meccanismo, ma tutti hanno, da noi ci sarà l'elezione diretta da parte dei cittadini, che sceglieranno i propri senatori, e l'elezione sarà ratificata dai consigli regionali, ai sensi dell'articolo 57. Ciascuno ha il suo modello. Il punto vero, ragazzi, è giocarla semplice. Cioè, Camera e Senato non possono fare le stesse cose. Quindi, non potendo fare le stesse cose, Camera e Senato hanno una, fa le leggi e dà la fiducia, la Camera. L'altra, il Senato, rappresenta i territori. È banale, lo fanno tutti gli altri. Non abbiate paura del futuro. Vogliono fregarvi. Vogliono raccontarvi che ci sono un sacco di balle dentro questa riforma. Non è così. È una riforma semplice, erano tutti d'accordo, l'hanno votata tutti all'inizio, poi hanno iniziato a cambiare idea. Perché? Perché si rendono conto che se passa questa riforma, una parte corposa e significativa dei loro privilegi va via. È così, spiace dirlo, ma è proprio così. Andiamo avanti, torniamo su Facebook, chi può condivida. Allora, ha visto, lo sto dicendo sempre di condividere, perché mi hanno detto che devo dire costantemente condividete, condividete. Per me è importante che condividano gli ultimi giorni di campagna elettorale, le ultime ore, più che questo, ma va benissimo anche questo. L'ultima bufala che gira, scrive Fabio, è che non è possibile abolire il CNEL perché è l'Europa che lo prevede. Siamo alle barzellette. Se vince il sì, ciao ciao CNEL, se vince il no, il CNEL con le 63 poltrone ve lo tenete. Ragazzi, non ci cascate, non cascate alla propaganda. Votate col cervello, altro che bufala. L'uomo vive mediamente 80 anni. Sono un cittadino italiano di 23 anni, Carlo. Vorrei vivere con la speranza che in Italia cambi qualcosa. Anch'io, e sono totalmente d'accordo. Chi venendo qui e scrive no ci fa una figura misera. Ma no, ma invece è importantissimo che vengano e si possa discutere nel merito. Vediamo se qualcuno può entrare nel merito del no. Eccolo qui, vedo che devi proprio trovare i commenti che ti possono spingere alla polemica facile. Valentina Ragaglia, un confronto serio, mai? Valentina, siamo qui. Facci le tue domande, io volentieri prendo al volo tutte le tue considerazioni. Perché mettere così tanti cambiamenti in un'unica riforma, Rocco Vitale? Beh, Rocco ha ragione, dice, potevamo fare più schede elettorali. A me sarebbe piaciuto. E aggiungo che mi avrebbe anche fatto comodo, devo essere molto sincero. Io penso che, però, purtroppo la legge e la Costituzione ci hanno impedito di fare questo. Cioè, fare più schede elettorali sarebbe stato molto più comodo anche per i cittadini, sarebbe stato un sì o un no più consapevole, ma purtroppo non l'abbiamo potuto fare per la legge attuale. Presidente, voterò sì. Penso però che questa riforma sia incompleta e pasticciata. Per esempio, non è anacronistico mantenere le regioni a statuto speciale? Abbiamo già detto prima, il mantenimento delle regioni a statuto speciale è un punto molto discusso, però questo non vuol dire che la riforma è pasticciata, cioè che le regioni a statuto speciale rimangono. Quindi è esattamente come adesso. Chi vota sì cambia qualcosa, non cambia le regioni a statuto speciale, ma perché non si toccano. Però capisco la tua riflessione, la sua riflessione. Aggiungo, tanta gente vota sì, convinta che questa sia la riforma migliore possibile, e qualcun altro dice, ma l'avrei preferita meglio, ma in un referendum devi soppesare gli aspetti positivi e negativi. Mi va di eliminare un sistema politico che non funziona più? Secondo me sì. Mi va di cancellare una classe politica che, o meglio, i privilegi di una classe politica
che è la più numerosa e costosa al mondo? Allora votate sì. Mi va di eliminare il caos di competenza tra Stato e Regioni? Allora votate sì. Poi certo, qualcuno voleva il vincolo di mandato, l'est delle regioni a statuto speciale, però queste cose non sono state messe nella riforma e quindi non fanno parte del voto. Andiamo avanti. Mi prego, eccolo qua. Ricarico un attimo. Chiedo a tutti di condividere ulteriormente se si può e intanto continuo a bere per questa lunga maratona oratoria che ci aspetta oggi. Tra l'altro, stasera chiudiamo in Piazza della Signoria di fronte alla bellezza della Torre di Arnolfo, di fronte a Palazzo Vecchio. Per molti di noi è qualcosa più che un simbolo, è un luogo di rara, struggente bellezza e intensità ed è anche un modo molto bello, anche perché il 2 dicembre di 4 anni fa noi chiudemmo, non chiudemmo lì, ci furono le primarie che non andarono bene, a dire la verità, in quel caso. Ma ci fu un discorso che segnò molti di noi, perché una volta rivisti tutti insieme a Firenze, prendemmo l'impegno di ripartire avendo dalla nostra parte il tempo, l'entusiasmo e la libertà. Era proprio il 2 dicembre di 4 anni fa, e quel discorso a me personalmente è rimasto nel cuore. Andiamo avanti. Luca Di Fonso, sì, per eliminare la cassa dei consiglieri regionali, e va bene. Pierpaolo Sanna, quando governi se stai sempre in TV e su Facebook? Vorrei, Pierpaolo, che tu valutassi i risultati. In questa settimana sono partite le casette in legno per Amatrice, stiamo realizzando i primi villaggi, le prime casette. In questa settimana abbiamo chiuso l'accordo sul pubblico impiego, tra l'altro un accordo importante. I sindacati hanno voluto mettere 85 euro per fare meglio di quello che avevamo fatto da soli, con gli 80 euro 2 anni e mezzo fa, ma io sono contento perché è un passo in avanti. Se il paese va avanti, sono felice. Abbiamo in queste ultime ore ricevuto i dati del PIL, la crescita è all'1%. Ah, ma è poco! Beh, con il governo tecnocratico-tecnico, che secondo alcuni importanti organi di informazione dovrebbe arrivare in caso di vittoria del no, si è fatto meno 2-3%. Io, Pierpaolo, le chiedo di essere valutato sui risultati. C'è una legge sul terzo settore, una legge sull'autismo, una legge sul dopo di noi, una legge sulle unioni civili, una legge sulla sicurezza stradale, una legge sulla cooperazione internazionale, una legge contro lo spreco alimentare. Erano leggi che prima non c'erano e adesso ci sono. Il mercato del lavoro è ripartito, purtroppo in modo diversificato, tra nord e sud, ma è partito. E io dico che se ce la mettiamo tutta riusciremo a farlo funzionare ancora meglio. Ma il referendum non riguarda il governo. Amici, il referendum è sul sì o sul no, ha un sistema più semplice. Io vi prego, vi imploro, guardate il quesito, leggete la riforma. Se dite di no, amici come prima, ma per 20 anni ci mangeremo le mani, perché poi per 20 anni non tornerà questa importante possibilità di cambiare le cose. Allora andiamo nel merito e discutiamo. Renzi, ma la mattina non hai fatto colazione. Questa mi sembra una grande frase, è vero, non l'ho fatta, ma comunque la farò tra poco. Chiedo a tutti di condividere, anche perché siamo a Palermo, stiamo per fare le ultime tappe della campagna elettorale, Palermo, poi Reggio Calabria, quindi Roma e stasera Firenze. Abbiamo superato le 1.000 condivisioni, siamo a oltre 5.000 commenti. Io non riesco a beccarli tutti, ragazzi. Roberto Vitti, il 4 dicembre prenderai una legnata che te la ricorderai per 100 anni. Qui qualcuno fa gesti apotropaici che non posso spiegare. Può darsi che si vinca, può darsi che si perda. Sai che cosa c'è però di bello? Che noi stiamo dando agli italiani la possibilità di decidere. Che noi stiamo dicendo agli italiani che tocca a loro cambiare questo paese, che è l'ora di finirla di lamentarsi soltanto. I politici di prima, che poi sono gli stessi che vogliono tornare dopo, sono stati bravi in tanti anni a dire bisogna fare le riforme e poi queste riforme non le hanno fatte. Noi le riforme le abbiamo fatte e le lasciamo ai cittadini. A voi la scelta. La
Lei vuole tenersi lo Stato come adesso? Con il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo, con la confusione tra Stato e Regioni, con il CNEL, con gli stipendi, con le indennità dei consiglieri regionali? Auguri, amici come prima. La sua soddisfazione di, apro le virgolette, darmi una legnata è così grande da segare il ramo, il tronco sul quale lei è seduto? Contento lei, contenti tutti. Antonio, ma perché non avete eliminato il Senato e ridotto gli stipendi ai parlamentari? Il voto di domenica non è tra la nostra riforma e una riforma possibile. Perché se per caso vince il no, i parlamentari di questa legislatura, ma soprattutto delle prossime, avranno un gigantesco alibi per non cambiare più niente. Avranno un gigantesco alibi per non cambiare più niente, perché diranno: come possiamo noi avere una nuova riforma costituzionale se questa riforma costituzionale porterà a andare contro alla volontà popolare? Cerco di spiegarmi. Io mi immagino la scena del prossimo Parlamento. Si alza uno e dice: oh, ragazzi, voglio ridurre le indennità dei senatori, oppure voglio ridurre i costi e gli sprechi. E di fronte a questo, qualcuno gli dirà: ma i cittadini non vogliono. Ma il 4 dicembre i cittadini hanno detto no. Ma come si fa ad andare contro la volontà popolare? Amici, il 4 dicembre è una scelta decisiva. Votate sì, votate no, ma sappiate che quello che voterete avrà conseguenze sul futuro vostro e dei vostri figli. Non solo il 5 dicembre ci saranno conseguenze, ma ci saranno per i prossimi 20 anni. Allora, abbassatevi lo stipendio, Antonella. Io ho detto più volte che sono assolutamente d'accordo sull'abbassamento dello stipendio. Oggi ho visto che i parlamentari 5 Stelle dicono che bisognerebbe dimezzare lo stipendio. Io ripeto quello che vi ho detto almeno 10 volte. Se i parlamentari 5 Stelle dimezzano lo stipendio, vanno a prendere quello che prendo io. Il Presidente del Consiglio prende la metà di quello che prende Di Maio o Di Battista. Dopo che hanno restituito, non prima, dopo. Cioè loro restituiscono e poi hanno circa 10.000 euro al mese di soldi che mettono in tasca. Beh, il Presidente del Consiglio prende poco più di 5.000 euro. Secondo me con 5.000 euro si campa tranquilli, tranquilli. Non ho alcun problema a dire dimezziamo lo stipendio. Ma domenica su che si vota? Domenica si vota sulla possibilità di risparmiare 500 milioni di euro. E voi dite di no? 500 milioni di euro l'anno! L'anno! 500 milioni di euro l'anno. Serena Mannoni, io e la mia amica Piera, lei vuole Matteo Salvini, io Matteo Renzi, ti prego aiutami. Beh, solidarietà a tutte e due, siete messe male entrambe, no scherzo. Beh, Salvini, che possiamo dire? Se io fossi un leghista, voterei come dice Flavio Tosi. Voterei per l'ingresso dei costi standard in Costituzione, grande battaglia leghista. Voterei perché si potessero ridurre gli sprechi di quella che una volta la Lega chiamava Roma ladrona quando c'era Bossi. Poi, quando sono arrivati a Roma, hanno cambiato opinione, diciamo. Non avrei dubbi su questo, ma Salvini voterà come crede, anche la famiglia Piera, una sola considerazione. È molto importante. Mi dispiace che ieri Salvini, mentre il Parlamento europeo discuteva del terremoto, discuteva dei soldi per l'Italia, discuteva della flessibilità, cosa ha fatto? Anziché stare nel posto che gli paga tutti i 27 lo stipendio, è stato a fare campagna elettorale e volantinaggio per il no. A me sembra una cosa che sinceramente non ha proprio senso. Ringrazio tutti gli amici che stanno condividendo, siamo a 7.000 commenti. Per gli emolumenti dei consiglieri regionali, Alfredo Pandolfi, si intende solo lo stipendio o anche i rimborsi? Lo stipendio è parametrato a quello dei sindaci, quindi viene ridotto e diventa come quello dei sindaci dei comuni capoluoghi, mentre per quello che riguarda le indennità dei consiglieri dei gruppi regionali vengono cancellate. Vincenzo, puoi spiegare ai giovani su cosa si vota con un linguaggio più semplice? Cerchiamo di arrivare soprattutto a loro.
Qua, secondo me, i giovani li hanno capito perfettamente. Si tratta di eliminare un ping pong che abbiamo soltanto in Italia, di ridurre un po' di poltrone, di eliminare enti inutili come il CNEL che non servono a niente e di chiarire cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni. Questo è il quesito. Poi ci sono ulteriori elementi di allargamento della democrazia, obbligo di discutere le proposte di legge popolari se vengono raccolte le firme, quorum più basso al referendum se si passa a 800.000 firme, quindi 500.000 firme rimane il quorum di oggi. Se la raccolta delle firme arriva a 800.000, si abbassa il quorum. Firme che devono essere vere, non false. Siamo a Palermo, firme vere, non false. E infine, norme di ulteriore garanzia, come per esempio quella sul Presidente della Repubblica, il cui quorum viene alzato. Ho 25 anni, vorrei scegliere il mio futuro, invece la libertà di un disabile costa troppo cara. Sul tema dei disabili, è un tema molto 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 importante. Noi abbiamo aumentato ulteriormente il fondo per la disabilità in questa legge di stabilità, in questa legge di bilancio, però ancora bisogna fare molto di più, sono molto d'accordo. Andiamo avanti. Non teme che i referendum consultivi possano portarci un giorno ad una Brexit? Io credo che i referendum consultivi siano un passo in avanti ed è un altro strumento di democrazia diretta in più. Chi vota sì ha strumenti di democrazia diretta maggiore rispetto a chi voterà no. Pietro Giorgio Greco, molta gente vota no perché crede che lei lascerà il governo. E di conseguenza avranno una bellissima realtà di 950 poltrone che rimangono e che rimarranno per 20 anni. I politici romani brinderanno a lungo, quelli del CNEL di più, e verranno tutti felici e contenti. Gaetano Montalbano, per il sistema universitario avete fatto poco o niente, parlo di università pubbliche, ma Gaetano non lo so, non lo so, io sinceramente. Non sono così convinto. Abbiamo rimesso i soldi, abbiamo fatto il diritto allo studio, anche se è contestato, perché ci sono le superborse, le 400 superborse che sono contestate. Abbiamo alzato la zona della no tax, diciamo, dell'ISEE, anche se anche su questo c'è molta discussione. Qualcosa abbiamo fatto. Si può fare di più? Sicuramente sì, cercheremo di farlo, però posso dirle, sulla riforma costituzionale questo incide il giusto. Andiamo avanti. Presidente, pensa che l'immunità parlamentare sia ancora importante al giorno d'oggi? Andrea Ciccarone. Molti dicono che si poteva anche togliere. Per carità, forse sì, si poteva anche togliere l'immunità parlamentare. Però l'immunità parlamentare è oggi un sistema a difesa del legislatore. Quindi il principio di per sé è giusto, è la separazione tra legislativo, esecutivo e giudiziario. A chi dice voterò no perché questa riforma aumenta il numero delle persone che riceve l'immunità, diciamo con chiarezza, questa è una bufala, mettiamoci il cartello, bufala, perché oggi le persone con immunità sono 950 e 950 resteranno se vince il no. Perché se vince il no rimane il sistema di oggi, se vince il sì, le persone con immunità diventano 730. Sono le 10:06, siamo in diretta per l'ultimo Matteo Risponde, l'abbiamo fatto anche di mattina, ci sono oltre un migliaio di condivisioni, siamo a 8.000 commenti, per cui io beccarli tutti ragazzi noia faccio, però ci provo disperatamente e sono molto contento di poter discutere assieme a voi. Gira il computer, facci vedere se hai dei foglietti con le domande che ti pare. Eccola là, questo è il computer. Questa è la domanda più strana di tutti i mattini. Ci siamo ripartiti, purtroppo c'è stato un problema di streaming. Secondo me siamo in diretta, siamo sicuri, siamo tutto a posto? Perfetto. Secondo me è che anche Facebook non ne può più del Matteo Risponde, non ne può più del referendum, quindi andiamo rapidissimamente a chiudere, scusandoci con tutti gli amici che sono rimasti fermi lì in attesa, l'ultimo quarto d'ora delle ultime domande, anzi io farei un riepilogone di tutte
Facciamo la top 10, no, vediamo, la top delle battutacce che hanno fatto contro questa riforma. Intanto però, Edoardo ci spiega l'aereo mobile dal costo eccessivo più delle spese. Anche su questo c'è uno degli evergreen, quello dell'aeroplano. Se possiamo mettere una spiegazione di risposta Edoardo, nella pagina di Edoardo, e andare a raccontargli come funziona. Non è il mio aeromobile, è quello per gli imprenditori italiani che vanno a giro a fare iniziative di export. Dispiace tanto che il piano di discussione sia Renzi sì o Renzi no. E io penso che alla fine la stragrande maggioranza voterà sul quesito e non sul governo. Francesco Perrotti, combinato disposto? Beh, da quando abbiamo detto che cambiamo l'Italia non se ne parla più. Buongiorno Presidente, spero di convincermi, faccio ancora parte degli indecisi. Emanuele, in bocca al lupo, scelga liberamente, decida lei, noi rispetteremo come ovvio la sua scelta, l'importante è che sia una scelta consapevole, che soppesi e bilanci tutte le possibilità positive e negative di questa riforma. Stefano Bagnoli, con il sorriso, lasciamo la nostalgia al signore del non va mai bene, sono d'accordo. Riccardo Viola, il mio ultimo dubbio rimane, perché se per esempio la sanità della Lombardia dovrà, qui però si è saltata la domanda, quindi stavolta non è colpa mia, non è colpa nostra, immagino che la domanda è sul sistema sanitario, la Lombardia si tiene l'organizzazione sanitaria, nessuno vuole fare la sanità della Lombardia al posto di Maroni, giusto che siano i Lombardi a decidere, a scegliere. La parte organizzativa, ma il livello minimo di prestazioni e di efficienza deve essere uguale per tutti. Questo è un passaggio molto importante. Non è giusto che un farmaco oncologico in Calabria metta 3 anni per essere vidimato e in Lombardia 3 mesi. Bisogna che anche la Calabria faccia in 3 mesi. La Lombardia non ha nulla da temere, anzi, diventerà in molti casi il punto di riferimento più avanzato con la previsione di cui all'articolo 119 dei costi standard. Io, tra l'altro, fossi un grillino, questa riforma la voterei perché ci sono dentro tutte le proposte del Vaffa Day, cioè di Beppe Grillo. Fossi un leghista, finalmente ci sono i costi standard e le misure contro la Roma ladrona. Fossi uno di Forza Italia, sta riforma l'ha scritta anche il centrodestra, l'ha anche votata, poi se ne sono dimenticati. Ragazzi, votate nel merito. Non guardate, ah, ma Renzi mi sta antipatico. Non pensate di essere i soliti, non pensate di essere gli unici che credono questo. Però, se dite di no stavolta, prendiamo un treno per i prossimi 20 anni. Io vi prego di riflettere pensando ai vostri figli. Entrate in cabina elettorale, leggete il quesito e pensate ai vostri figli. Oh, andiamo avanti. Gino Viberti, manterrai la promessa sulla legge elettorale? Sì, Christian David, l'importante è fare continui così, Presidente. Grazie, questi sono tutti favorevoli, vediamo qualcuno che dice di no. Federico, eccolo, i senatori part-time sono una teoria piuttosto aberrante della rappresentatività. Federico, non sono senatori part-time, sono lo stesso identico meccanismo che c'è dappertutto in Europa, dappertutto. I senatori, vale a dire i rappresentanti della Camera Alta, che rappresentano i sindaci e i territori. Ma perché dobbiamo essere diversi? Ma secondo voi, la Merkel è meno intelligente di noi? I tedeschi sono meno bravi a organizzarsi di noi? Loro hanno un sistema in cui al Presidente del Consiglio, si chiama cancelliere, la fiducia la dà solo una Camera, il bilancio lo vota solo una Camera. E poi hanno un senato dei territori, che non si chiama così, ma è il senato dei territori. Perché dovrebbe essere un problema? Perché dobbiamo avere paura del nuovo? Io faccio questo esempio. Immaginate che l'attuale riforma sia già in vigore e che tra 10 anni arriva un pazzo e vi dica: io vorrei eliminare il senato dei territori e vorrei fare un bel doppione della Camera. Vorrei aggiungere 315 stipendi, vorrei aumentare le poltrone, vorrei inventarmi il CNEL, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, 63 poltrone per soggetti rappresentativi dell'economia.
Vorrei inoltre creare un po' di confusione tra Stato e Regioni perché funzionano troppo bene. Facciamo la potestà concorrente, un po' per uno, così almeno schizzano i ricorsi in Corte Costituzionale. E poi, già che ci siamo, diamo dei begli stipendi molto più alti ai consiglieri regionali e inventiamoci dei fondi per i gruppi al Senato e per i gruppi in Consiglio regionale, così sì che con tutti questi soldi ci saranno sprechi. Provate a immaginare se uno vi dicesse questo, cioè gli indecisi riflettano su questo. La riforma è sta roba qui, non è altro. Vi prego, votate pensando alla riforma. I nostri cittadini, i nostri figli pagheranno le scelte che facciamo domenica. Allora, abbiamo gli ultimi 14 minuti, stiamo ritornando alle condivisioni, erano crollate durante la pausa, lo streaming che purtroppo non ha funzionato bene. Vi prego di continuare a condividere, perlomeno per quelli che potranno farlo, però i commenti siamo già oltre 10.000. Alessia dice il Bundesrat è diverso rispetto al nuovo Senato. È vero, anche il Senato francese è diverso rispetto al Bundesrat e quello austriaco è diverso rispetto al Bundesrat e al sistema francese. Ciascun paese ha un modello diverso, ma tutti hanno lo stesso principio. La Camera, beh, non, in Francia c'è il semipresidenzialismo, è diverso, ma in Germania c'è la Camera che dà la fiducia al primo ministro, al cancelliere, e anche in Austria il cancelliere fa le leggi e gli altri rappresentano i territori. Allora, questo vale anche per Valentina che dice la Germania ha un sistema federale diverso dal nostro. Ciao Matteo, dimmi una cosa, Federico Li Vigni, ma i senatori restanti chi li voterà? I cittadini avranno una scheda che potrà, dove si potrà esprimere il voto. Questo voto sarà ratificato dai consigli regionali. Ah, ma questo è un attentato alla democrazia. Ragazzi, in America funziona esattamente così. In America funziona esattamente nello stesso identico modo. Che cosa succede? Tu vai a votare, voti Trump o la Clinton, non voti Trump o la Clinton, voti dei grandi elettori, dei delegati che il 20 gennaio eleggono Trump, se ha vinto Trump, o la Clinton, se ha vinto la Clinton, in conformità alle scelte degli elettori. Non è che i grandi elettori perdono la testa e dicono no, io voto un altro nome, voto Al Gore o Bush. Se i candidati erano Trump o Clinton, votano Trump o Clinton. Questi del Movimento 5 Stelle, no, non offendiamo ragazzi, 5 Stelle ci bombardano tutti i giorni su Facebook con link sul no, e questo è un atteggiamento che sta veramente sorprendendo molti media internazionali, questo strano giro di link, di siti falsi, di bufale. Ragazzi, ragionate con la vostra testa. Il 5 dicembre e nei prossimi anni le conseguenze del no non saranno per i parlamentari o per i portavoce a 5 Stelle o per i dipendenti dell'ufficio comunicazione 5 Stelle che continueranno ad avere l'affitto e le bollette pagate dai cittadini. Saranno per voi, per i risparmiatori, non per i mercati internazionali finanziari, per i mercati rionali. Pensateci bene, riflettete con il cuore e decidete liberamente che cosa fare e come votare. E vinca il migliore. 11.000 commenti, come faccio a beccarli, ragazzi? Come faccio? Andrea De Angelis, i sindaci che si devono dividere tra Senato e Comune non rischiano di fare male entrambi i lavori? Ma al Senato ci stanno una volta al mese, una volta, due volte al mese massimo. Qualsiasi sindaco va a Roma una volta alla settimana. I rappresentanti delle regioni vanno in conferenza Stato-Regioni 2 giorni alla settimana. Ragazzi, questo è importantissimo. Non è il Senato di oggi che si riunisce tutti i giorni. È un Senato che, rappresentando i territori, si riunirà una volta ogni 15 giorni. Mario Bellaria. Buongiorno Presidente, non potremmo adottare un domani il sistema americano, un Presidente con pieni poteri, elezione diretta? Ragazzi, ti immagini, succedesse una cosa del genere, parlerebbero immediatamente di deriva autoritaria. Questa riforma è molto più piccola. Molto più piccola. Jonathan. Molto più piccola ma molto più semplice perché riduce un po' di sprechi. Jonathan, gentilissimo Presidente, però dica se il CNEL verrà effettivamente cancellato o solo riformato. Ragazzi, è ovvio che il CNEL viene eliminato se vince il no. Se vince il sì, ecco, ho fatto la gaffola. Se vince il sì, il CNEL sparisce. Se vince il no, rimane esattamente come adesso.
Se vince il sì, ciao ciao CNEL. Se vince il no, tenetevi le 63 poltrone. Semplice, semplice, semplice. Andiamo avanti, mancano gli ultimi 9 minuti. Vi prego di condividere, vediamo se ci sono domande cattive. Dai, belle cattive, belle, belle allegre, ma cattive. Vogliamo parlare di Inter? No, tu stai tutti i giorni in televisione, scrive Giovanni. Sto cercando di portare argomenti. Giovanni, mi dici quali sono gli argomenti per cui sei favorevole al no? Mi dici qual è le cose su cui pensi che stia dicendo bugie? Scrivile, io sono qui apposta. Allora, Massimiliano Scaraveo, sto prendendo le domande cattive, non puoi trattarci da babbei. Massimiliano, prego, la domanda, sono qui apposta. Vogliamo un confronto, voglio un confronto con Di Mario. Di Maio, prego, lo faccia. Vabbè, ragazzi, però facciamo domande semplici. Io ho già detto, io sono pronto a fare un confronto con chiunque. Ti paga la Apple per la pubblicità? Un confronto con chiunque 5 Stelle abbia un po' di potere. Vale a dire, ho detto Beppe Grillo o in alternativa Casaleggio. Cioè, se devo confrontarmi, parlo o con il capo del movimento o con il proprietario del movimento. Perché da noi non c'è un proprietario. Lì c'è un sistema diverso. Le bufale sulle schede già votate, sapete che scrive Laura Zarazzo, che a Rignano sull'Arno, il mio paese, ridente località in provincia di Firenze, avrebbero detto che qualcuno ha detto che ci sarebbero nascoste da qualche parte a Rignano 500.000 schede già votate, che poi magicamente verranno fuori domenica. Seggio campione di Rignano sull'Arno. Abitanti 5.000, schede votate 500.000, sì, 99,8%, no, 0,2%, immagino. Ma come fate a crederci, ragazzi? Ma dai, ma per piacere, ma siamo fuori di testa, torniamo nella realtà. Ma come si fa a dire no a questa riforma? Vabbè, buongiorno Presidente, vorrei sapere in che modo Marco Argiolas, o Argiolas, verranno tutelate le autonomie speciali della Sardegna. Per la Sardegna, come per le altre regioni a statuto speciale, non cambia assolutamente niente. Questo è un argomento per il quale qualcuno critica, per il quale qualcuno è favorevole, ma la sintesi è sia che vinca il sì, sia che vinca il no, le regioni a statuto speciale non sono toccate. Quindi votate sul resto, votate sul numero dei parlamentari, sul CNEL, non su quello. E adesso bevo un goccio di tè, se no. Allora, vabbè, ci sono vari argomenti, vediamo se riusciamo a beccarli, stanno scrivendo tutto il mondo, hola Presidente, saludos desde Argentina. Presidente, vuole chiarire la questione delle varie opere negative che sarebbero eseguite secondo i sostenitori del no senza consenso delle regioni? Non è così, non è così. La riforma permette, peraltro c'è già una sentenza della Corte Costituzionale, di avere in alcuni settori la clausola di supremazia per lo Stato centrale, cioè evitare che ci siano divisioni o blocchi, ma non permette di, come mi dicevano oggi un ascoltatore a RTL, di avere l'inceneritore sotto casa, perché ci sono tutti i controlli che conoscete, peraltro in Italia gli inceneritori ce ne sono già troppi. Stefano Mulè, una grande domanda: panettone o pandoro? Queste sono domande importanti che la dicono lunga su quali sono gli argomenti principali. Vorrei che i sostenitori del no, oltre a panettone e pandoro, potessero dare altri argomenti che sono interessanti almeno quanto il panettone o il pandoro. Questa è fantastica, i distributori di carburante per dittatori. Presidente, cosa c'entrano le buche delle strade con il fatto che vinca il sì? Niente. Per le buche nelle strade bisogna chiedere ai sindaci. E quindi i sindaci sono pagati per quello, non per fare le delibere sul referendum costituzionale. Quindi se avete bisogno di informarvi sulle buche delle strade, io ho fatto per 5 anni il sindaco ed è l'argomento top, o meglio, buche nelle strade, cassonetti interrati, suggerimento che do a tutti i colleghi sindaci. A Firenze abbiamo fatto un capolavoro perché abbiamo con i cassonetti interrati liberato posti auto e quando tu liberi un posto auto in un quartiere dove c'è poco parcheggio
Anche chi ti odia per un quarto d'ora ti vuol bene, 14 minuti, via. E autobus nuovi, perché i mezzi di trasporto pubblico devono essere fondamentali. Detto questo, ho fatto il suggeritore ai miei amici e colleghi, ex colleghi sindaci. Vado a chiudere questa diretta. Salve, se vincesse sì, che fine farebbero gli occupanti delle 63 poltrone del CNEL, Ettore Iacomucci? Perché si è ridotto solo il Senato e non anche il numero dei deputati? Allora, le poltrone del CNEL, le 63 poltrone, vanno a casa. Cioè, se lei è un consigliere del CNEL, la saluto e torna al suo lavoro. Mi stia bene. I dipendenti del CNEL non vengono licenziati. Anche se devo dire che io la sono sempre meno, ma vengono inseriti in altre amministrazioni. Questo in caso di vittoria del sì. In caso di vittoria del no, ci saranno 63 persone che potranno andare a fare il consigliere del CNEL, magari recuperando l'indennità che io gli avevo tolto, perché nel 2015, uno dei primi, no, 2014, appena sono, o 14 o 15, non mi ricordo, appena sono arrivato, zac, ho tagliato l'indennità. Quindi questa è la verità. Riguardo ai senatori, si poteva diminuire anche il numero dei deputati? Certo, si poteva fare tutto, ma se vince il sì, si diminuiscono i parlamentari, se vince il no, rimane tutto come adesso. E quando eri sindaco, quante buche hai fatto chiudere? Zero, Alessio 40. Sei un boy scout di Lucio Gelli. Caro Alessio 40, se tutti i tuoi argomenti per dire no sono le buche chiuse nella città di Firenze, sappi che ti è andata male perché abbiamo investito sulle buche, anche perché era un groviere, un campo da golf, alcune zone erano campi da golf, è una delle cose che più viene riconosciuta fra quelle fatte nella città di Firenze. Quanto alla battuta sulla P2, poche persone sono lontane da quel mondo come il sottoscritto. Allora ti do un suggerimento, Alessio. Trova degli argomenti per giustificare il tuo no, oppure vota no senza dir niente. Noi ti rispettiamo, ma utilizzare questo spazio per dire cose che non sono vere, a che serve? Non lo dico per te, lo dico per la tua qualità della vita. Oggi avrai da fare qualcosa. E cosa dirai tornando a casa la sera? Oh, ho scritto una cattiveria sul profilo Facebook. Non è vero, lo sanno tutti, lo sai anche te. Ti abbraccio forte, in bocca al lupo, buona giornata. Scusa Matteo, mi puoi insegnare a fare i nodi della cravatta? Scrive Antonio. Beh, lo vediamo che non ci siamo. Direi di provare a chiudere. Ah, eccolo qua. Le ultime domande. No, questi sono tutti positivi. Bello, c'è un sacco di gente che scrive positivo, però mi fa piacere. Visto che vi lamentate tutti, almeno per una volta provate a far fiducia e a cambiare qualcosa. Lunedì accompagnerò comunque i miei figli a scuola con piacere. Se vince il sì, le guarderò con maggiore speranza, pensando al futuro. Le ultime due domande. Angela Siracusa, perché l'immunità? Perché aumenti il numero delle firme per le petizioni popolari? E Mirko Bergamini sui vitalizi. Ok? Prendiamo queste ultime due domande. Partiamo dai vitalizi. Io sono un politico senza vitalizi. Non ho né immunità né vitalizi. Ci sono anche i politici così. Vorrei che fosse chiaro che non tutti sono nello stesso modo. E la nuova generazione di politici, i vitalizi non ce l'ha più. Possiamo ridurre le indennità dei consiglieri regionali, i rimborsi dei gruppi e gli sprechi degli enti inutili come il CNEL votando sì. Se voti no, ti rimane tutto come adesso. E infine sull'immunità. Lo ripeto per l'ennesima volta, se vince il no, l'immunità rimane per 950 persone, se vince il sì, per 730. Sono le 10:29, abbiamo fatto una lunga diretta con oltre 15.000 commenti, mi scuso per il momento in cui è saltato il collegamento. Voglio prima di chiudere ripetere a tutti voi e leggere piano piano il quesito. Ce l'abbiamo il quesito che io possa leggere o comunque che voi possiate vedere il quesito che potrete trovare sulla scheda domenica prossima. Vi prego agli amici che sono per il sì di condividere quanto più possibile gli ultimi contenuti video, gli ultimi argomenti, non soltanto miei, ma soprattutto i video che stanno girando in queste ore, ce ne sono alcuni che sono particolarmente efficaci, perché la stragrande maggioranza delle persone ancora ha molti dubbi e soprattutto ci sono tante bugie che girano sulla nostra riforma. Il quesito però è questo:
approvate il testo della legge costituzionale concernente il superamento del bicameralismo paritario. Pim pom, pim pom. La riduzione del numero dei parlamentari. Il contenimento dei costi delle istituzioni. La soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto, vale a dire dei poteri delle regioni. È questo il referendum. Quando si è votato nel 74, non si è votato su Marco Pannella, si è votato sul divorzio. Marco Pannella aveva proposto la legge sul divorzio, o meglio, aveva proposto il referendum sul divorzio. O meglio, più correttamente, Marco Pannella difendeva la legge sul divorzio. Ma non era su di lui quel referendum. Allo stesso modo questo referendum non è su di me, non è sul governo. Il governo ha fatto alcune cose, penso a quello che abbiamo fatto sui dipendenti pubblici nell'ultima settimana, sul comparto della sicurezza sbloccato dopo 7 anni, penso a quello che abbiamo fatto su alcuni valori, li ho citati prima, ma non è importante ciò che abbiamo fatto noi, è importante ciò che potranno fare i nostri figli se questa riforma finalmente passerà. Io vi chiedo con il cuore in mano di riflettere attentamente, di riflettere con grande saggezza, perché dire di no a questa riforma vuol dire bloccare l'Italia per i prossimi 20 anni e sarebbe un peccato, specie in un momento come questo, in cui se vinciamo possiamo davvero andare a cambiare le regole del gioco in Europa sull'immigrazione e sulla crescita. In ogni caso, grazie per questi confronti, sono stati per me molto preziosi, tante tante domande, tante riflessioni. Quelli che hanno scritto, li prego di quelli che hanno scritto a favore del sì e che hanno voglia di condividere e di lottare negli ultimi 48 ore, sappiano che è fondamentale il loro sforzo, perché la partita è apertissima e ce la giochiamo veramente in modo straordinario. Dipenderà dall'impegno di tutti. Portate il vostro entusiasmo, portate la vostra freschezza. Abbiamo fatto una cosa incredibile, abbiamo dato ai cittadini la possibilità di scegliere la propria Costituzione, il proprio futuro. È bello questo, non roviniamo tutto come fa qualcuno con le polemiche e le accuse. Andiamo con il sorriso in mezzo alle strade, tra la gente, a parlare con le persone. E anche sulla rete, anche sui social, e se qualcuno ha le strutture di propaganda, lasciamogliele fare, noi andiamo a incontrare le persone. A tutti gli altri auguro una buona riflessione, che sia un voto motivato, un voto serio e anche un voto che sia fatto nell'ottica e nell'interesse dei nostri figli. Viva l'Italia! Ciao a tutti!